Edoardo Pellegrino per Idea Web TV in questo lunedì 21 ottobre 2013, consueto resoconto editoriale per ripercorrere le vicende sportive più importanti del weekend appena trascorso in Granda, come tutte le settimane ovviamente in compagnia del nostro collega dalla redazione di Idea Web TV, Andrea Rubiolo. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti voi. Allora, tante emozioni in questo weekend, non solo calcio ma anche volley, perché la Brebanca Lanutti ha iniziato il proprio cammino in Serie A1 e ne parleremo, ma iniziamo come doveroso parlando di Lega Pro e soprattutto del Bra, che è riuscito finalmente a sbloccarsi in seconda divisione, ha ottenuto la prima vittoria fra i professionisti nella sua storia, lo ha fatto al Paschero battendo in rimonta 2-1 la Torres, non proprio un match, diciamo, da dentro fuori decisivo fino alla fine, però ovviamente dopo le tante sconfitte, un solo punto in classifica, era fondamentale ottenere questo risultato contro una compagine come quella sarda in grande difficoltà e che ha tanti problemi appena cambiato allenatore. Non si poteva non vincere. I giallorossi ce l'hanno fatta anche soffrendo 3 punti che danno morale. La classifica ovviamente resta molto difficile, però può essere la svolta di questa stagione. Sicuramente sì, perché diciamo che il Bra era sempre stato abituato ad andare in vantaggio e poi subire la rimonta. Nella gara di ieri si è visto esattamente il contrario. Il Bra ha appunto subito lo svantaggio nel finale del primo tempo, ha fermato Guerri, per poi ripresentarsi nel secondo tempo non abbacchiata, non dismessa, ma bensì più combattiva. E nel giro di 120 secondi è riuscita a completamente ribaltare il match con la rete di Ferrario, che appunto ha dato così il bentornato dall'inizio a Bra, e con la rete di Dalla Costa, che ha appunto fermato il sorpasso che poi sono riusciti anche andando vicino al Tris ancora con Dalla Costa a mantenere fino al termine della partita. Quindi complimenti ai ragazzi bredesi, augurandoci che ovviamente sia solo l'inizio di una rimonta verso la salvezza. Un Bra che è riuscito attraverso l'ennesimo cambio di modulo col passaggio al 4-4-2 a registrare qualcosa in difesa. Si è sofferto, però comunque si è preso un solo gol. Complessivamente la prestazione della difesa è stata buona. Una linea con Passero, Botturi, Prizio e Serino. Diciamo che potrebbe essere questo poi il modulo anche per il resto della stagione, un modulo che magari dà qualche garanzia in più in quanto a solidità, e poi ricordiamo che in attacco la coppia Dalla Costa Ferrario è una coppia che in C2 ci sta benissimo e ieri l'ha dimostrato. Ferrario subito in rete, Dalla Costa ancora in gol, tra l'altro un gran gol, un gran tiro dal limite dell'area. Potrebbe essere questo lo schieramento. Adesso vedremo poi nelle prossime settimane. In settimana c'è stata la rescissione con Nitride, potrebbe anche essere, non essere l'unica, potrebbero esserci dei cambi in futuro, di nuovi arrivi, magari un po' più di esperienza, staremo a vedere, però diciamo, questa potrebbe essere la base per lavorare nel corso della stagione e lottare per la salvezza. La difesa 4 è un po', cioè il 4-4-2 è un po' il placebo di tutti i mali quando le cose non vanno bene. Sicuramente Daidola questo lo sa, e credo che il modulo che verrà adottato in questo finale di campionato sarà proprio questo. La situazione, a mio avviso, era da monitorare meglio dietro, perché davanti i gol, bene o male, sono quasi sempre stati fatti. Il problema era non subirne tra partita, perché parlavamo l'altra settimana con Mister Daidola. Se
tu giochi con tre gol di scarto, tra virgolette, già è difficile riuscire a, a portare a casa dei punti. Quindi un Bra che si rilancia, aggancia il Castiglione in penultima posizione, quindi due squadre all'ultimo posto. Ovviamente l'asticella almeno dei play-out è ancora lontana, però vediamo adesso se questa vittoria potrà dare la scossa a tutto l'ambiente. Ricordiamo che il Bra la prossima settimana giocherà contro la Pergolettese, quindi un test in trasferta, quindi un test veramente ostico. Vediamo se questa vittoria potrà dare qualche speranza in più. Per un Bra che vince, un Cuneo invece che cade a Forlì, 2-1 il risultato a sfavore degli uomini di Andrea Sottil. Una brutta partita, un Cuneo che avrebbe potuto sicuramente fare qualcosa di più al Morgagni, soprattutto considerando che dopo 13 minuti la formazione biancorossa è rimasta in superiorità numerica per l'espulsione di Senese, una superiorità numerica che è durata pochi minuti, grave ingenuità di Catanese, un fallo di reazione che gli è costato il rosso al 18esimo, e da lì una partita che sembrava essersi messa su buoni binari è diventata una partita complicatissima. Un Forlì che ha ripreso vigore, che ha giocato comunque meglio, abbiamo visto anche negli highlights, due gol di Gerolino e Docente. Per il Cuneo, Torri ad un quarto d'ora dalla fine, non è bastata la sua rete, il Cuneo esce da Forlì con 0 punti e con qualche rimpianto sia per questa partita che per il doppio turno casalingo non sfruttato a pieno con soli 2 pareggi. Diciamo che la svolta della gara, appunto, è stata la stupida reazione di Catanese, perché quando tu a 13 minuti dall'inizio del match ti trovi in superiorità numerica, dovresti mantenere la calma e portare, appunto, sgretolare lentamente il muro dei tuoi avversari, che comunque prima o poi il buco te lo sono costretti a lasciarti, oppure si chiuderebbe in difesa e cercano di pareggiare. Quindi questa ingenuità è sicuramente comprensibile per un ragazzo comunque giovane, ha penalizzato molto i biancorossi. Il Forlì sapevamo tutti che era una squadra ostica da affrontare in casa, c'era la speranza che, visto l'andazzo casalingo del Cuneo e quello esterno, si potesse arrivare una vittoria. Questo non è arrivato. Un vero peccato, perché 2 punti in 3 partite quando torni casalinghi assolutamente lasciano la mano in bocca, e nonostante si mantenga una posizione comunque tutto sommato buona, sarebbe meglio magari non andare a rischiare niente con la squadra partita. Un Cuneo che scende al 6º posto, classifica ancora cortissima, pensando che Real Vicenza, che prima 16 punti, sono 12 squadre nel giro di 6 punti praticamente, Renate che è 12esimo a 10 punti, quindi diciamo che è una classifica molto corta e per questo molto, molto pericolosa, perché basta un paio di sconfitte per ritrovarsi in una zona già meno sicura della precedente. Quindi un Cuneo che dovrà cercare di tornare alla vittoria già da domenica, quando affronterà il Monza al Paschiero. Questo sarà il big match di giornata. Monza secondo in classifica e comunque in ottima forma, ieri ha battuto la Virtus Vecomp Verona 3-2. Ricordiamo che però prima di questo impegno il Cuneo affronterà il Pisa in Coppa Italia mercoledì, sempre al Paschiero, un incontro sicuramente di prestigio e che noi seguiremo in diretta su Idea Web TV, ovviamente con la consueta diretta testuale a partire dalle 14:45 circa, quindi formazioni ufficiali, live e poi tutti gli approfondimenti del caso.
passiamo un attimo, lasciamo il calcio e passiamo un attimo al volley, perché come detto, ieri è stata la giornata del debutto della nuova Verbanca Lannutti Cuneo nel campionato di Serie A1, partita difficile sulla carta contro Perugia, e così è stato. Gli Umbri sono passati al Pala Verbanca vincendo 3-2, qualche rimpianto anche in questo caso per la squadra di coach Piazza, avanti 2-1, diciamo che l'allenatore dovrà trovare ancora la giusta quadra, una squadra ovviamente nuova che ha visto la partenza, come detto, come sappiamo, di Gerbic a pochi giorni dal campionato. Non è facile costruire un nuovo assetto, si sono viste cose buone, cose meno buone. Comunque è arrivato un punto, una piccola base sulla quale l'allenatore e la squadra dovranno lavorare, e sotto questo punto di vista potrebbe essere molto utile e interessante la partita in CEV Cup contro Nantes di mercoledì sera, per dare ulteriore olio agli ingranaggi ancora arrugginiti di questa nuova squadra. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta contro il Perugia, però rimane il fatto che questa squadra ha bisogno di lavorare, perché appunto, avendo perso il regista con cui si è fatta la preparazione, la situazione chiaramente va monitorata e preparata al meglio, e ci deve essere il tempo per coach Piazza per poter, come dite giustamente te, vogliare i meccanismi. Adesso questa partita di CEV Cup darà la possibilità di crescere ancora. Suppongo che in cabina di regia però ci sarà mano il coscione, e quindi non so, è una situazione difficile. Le chiavi in mano a questa squadra nel giro di un mese e mezzo passeranno probabilmente in tre mani diverse, e quindi certamente la situazione è delicata e va studiata al meglio, e sono sicuro che coach Piazza, essendo uno stratega non da poco, saprà farlo nel migliore dei modi. Quindi esordio con sconfitta. Ricordiamo che comunque Perugia ha valori in campo importanti, uno su tutti quell'Atanasievic che ieri è stato migliore in campo con 28 punti, e si candida ad essere comunque uno dei team più importanti e più d'alta classifica del campionato. Ovviamente le big sono le solite, sono Macerata, Piacenza e Trento, però questa Perugia dei serbi è una squadra molto interessante, poi vedremo comunque nel corso del campionato. Nella Verbanca comunque note positive: il buon ambientamento di Frerix al palleggio in cabina di regia, non era facile, ha disputato una partita comunque discreta, e poi un Rosier che offensivamente, nonostante qualche alto e basso, è già stato molto efficace, quindi sicuramente un giocatore sul quale Cuneo potrà puntare in questa stagione. Certamente i giocatori ci sono, ma solo è come se si cambiassero praticamente tutti gli interpreti di una squadra, e ci vuole tutto il tempo necessario per poter trovare la giusta amalgama. Ma solo la prima partita, abbiamo visto l'anno scorso, partenza razzo, sembrava che ci fosse tutto da perdere e nulla da guadagnare, poi in realtà abbiamo visto tutti che si è stata sfiorata una Champions League e comunque si è andati in semifinale scudetto. Quindi lasciamo lavorare coach Piazza, e credo che non ci deluderà, mettiamola così. E quindi staremo a vedere. Ricordiamo anche che questo weekend hanno debuttato le altre due squadre principali
della Granda, cioè Fossano e Mondovì, che hanno aperto la loro stagione con dei successi importanti. Mondovì contro Brescia, che è una delle squadre candidate a recitare il ruolo da protagonista in B1. Fossano in trasferta ad Asti da neopromossa, quindi complimenti a queste due squadre delle quali abbiamo avuto anche il piacere di parlare in trasmissione a Un Caffè Fuori Campo, quindi ci fa doppiamente piacere vedere che hanno avuto modo di iniziare la propria stagione con due successi. Assolutamente, si parlava giusto nelle scorse settimane con coach Barisciani e con Brandi Massimiliano appunto di come potesse essere questa stagione. L'esordio è andato bene e quindi speriamo che continuino tutti e due su questa strada, ed essendo due squadre molto giovani non ci può che far piacere commentare queste vittorie. Torniamo subito al calcio dopo questa lunga e importante parentesi sul volley e parliamo di Serie D. Un buon fine settimana, una buona domenica per le formazioni nostrane, a partire dall'Albese che ha vinto 2-1 contro la Folgore Cartese, una partita cruciale soprattutto per capire quale potesse essere la forza della squadra guidata da Giancarlo Rosso, una squadra che comunque prende ossigeno e conquista 3 punti importanti per posizionarsi più o meno a metà classifica. Decisivo ancora Jean Cissese, che si conferma non sorpresa perché è un giocatore di valore, lo sappiamo, però considerando il fatto che è un giocatore che non ha il posto da titolare fisso, un giocatore che entra e esce dalla panchina, un segnale importante, non il primo di questa stagione. Poi ovviamente assegno anche Marjanovic, ma Marjanovic sappiamo che è un giocatore fondamentale ed è stato preso proprio per questo. Credo che il valore di Marjanovic, come giustamente sottolineato te, sia fuori da ogni discussione. La partita dell'Albese è stata un primo protendenza rispetto alle ultime, ed infatti è arrivata una vittoria, non perché nelle ultime si giocasse male, bensì perché spesso non si concretizzavano, o per mancanza di precisione, o per alcuni errori anche arbitrali, le occasioni create, lasciando poi dei punti per strada. Nella gara di ieri per la Folgore Cartese invece i ragazzi di Stavrosso sono riusciti ad imporsi con grande bravura. Dopo il gol di Mariano ci è arrivato subito il pareggio, complice una uscita sicuramente non spettacolare di Gallino, però la reazione c'è stata e il gol di Sese è la dimostrazione che si può fare molto bene anche partendo dalla panchina. Bene anche la Prodronero, che è riuscita a sistemare una partita che pareva persa. 2-2 al Filippo Drago contro il Verbania, un altro punto che potrà essere utile per i draghi, soprattutto considerando che al 33esimo del secondo tempo la squadra era sotto di 2 gol. Poi ci hanno pensato Madrigrano e De Peralta a regalare un 2-2, come detto, che sarà utile. Sì, come abbiamo parlato ieri con Mister Caridi, la reazione, bisogna partire dalla reazione, perché il duplice vantaggio ospite sicuramente rispecchiava un po' anche la paura di perdere malamente, come è successo con la Lavagnese appena 2 settimane fa. La reazione questa volta c'è stata, in pochissimi istanti la gara è stata ripresa e no, a nulla è servito il forse in finale. Comunque avrei potuto anche regalare una vittoria alla compagine dei draghi, che sicuramente sta dimostrando che in questa categoria ci può stare abbondantemente. Quindi la corsa della Pro che continua a caccia della salvezza, una salvezza che sarebbe storica in Serie D. Scendiamo invece di categorie e passiamo come sempre all'eccellenza.
Altra giornata molto importante, altra giornata che vede l'Acqui volare e volare e volare in cima alla classifica. La squadra termale ha battuto 5-1 il Busca, un Busca in emergenza, un Busca che può anche recriminare su qualche piccolo episodio arbitrale. Ovviamente poi quando si parla di un 5-1 c'è poco altro da dire. Acqui che va più 9 sul Pinerolo, Pinerolo battuto dalla Valenzana Mado, e a questo punto penso che per le squadre di vertice sia più importante concentrarsi sui playoff che su una ipotetica quanto improbabile rimonta sulla capolista, che ormai sembra destinata ad ammazzare questo campionato. Ricordiamo, ancora punteggio pieno dopo 10 giornate, 30 punti. Beh, questo è un po' come sicuro, ma si sapeva già prima. Fa piacere vedere nuovamente la Terraschese vittoriosa in una gara importante come quella contro il Barna, una gara appunto costellata da alti e bassi. Le reti di Mella, Rignanese e Sardo hanno fatto sì che si potesse festeggiare, anche se bisogna considerare un Libarna in 9 uomini. Sì, ricordiamo che questa è stata una giornata molto positiva per quasi tutte le cunesi, infatti a parte il Busca che ovviamente poteva poco contro una corazzata come l'Acqui, è andata a perdere il Benarzole, però hanno vinto Saluzzo, hanno vinto appunto Carraschese, ha vinto l'Olmo sul Colline Alfieri Don Bosco, 3 punti pesantissimi, e ha vinto anche il Fossano contro lo Sporting Cenisia, come da pronostico, però vedendo l'inizio di stagione del Fossano un po' complicato, non era scontata una vittoria sul fanalino di coda. Beh, credo che la domenica sia stata positiva per le squadre punesi, senza dubbio. Il Saluzzo ha vinto grazie a un rigore di La Padula e poi si è limitata a controllare. Bene anche il Fossano, che però a sentire anche dalle campane torinesi ha avuto anche qualche diciamo episodio contestato. Comunque i 3 punti vanno in cassaforte, quindi tanto meglio. E buona anche la vittoria dell'Olmo in casa contro il Colline Alfieri, grazie alle reti di Martin e Pepino, che ha fatto esplodere il picciapietra in pieno recupero quando le squadre erano sull'1-1. Beh, Benarzole sta diventando un po' un caso, tra virgolette, perché dopo una partenza sprint ci aveva fatto gridare alla possibilità di raggiungere con una squadra di playoff. Si è visto battuto anche in casa da Castellazzo Bormida. Doppietta di Pregnolato non è bastata per portare a casa almeno un punto, perché ci ha pensato Rossetto, anche se con la doppietta, mette il sacco a far propendere la lancetta dalla sponda del Castellazzo Bormida. Quindi una giornata complessivamente buona per le compagini cunesi. Continua a essere molto appassionante anche il campionato di promozione, sul quale ci soffermiamo brevemente, perché merita comunque attenzione il duello ai vertici della classifica fra la Virtus Mondovì e il Corneliano, che continuano ad inseguirsi, a controsorpassarsi. Sicuramente molto divertente questo campionato, e non dimentichiamo che c'è anche il Villafranca, che attualmente è terzo a meno uno da questa coppia al vertice, che è una squadra che può dire sicuramente la sua. Virtus Mondovì che è andata a pareggiare sul campo della Santo Stefanese 2-2, un campo notoriamente difficile, quello di Santo Stefano Belbo, pareggio comunque buono. Corneliano che è tornato a vincere, lo ha fatto su un altro campo molto difficile, quello del Sommariva Perno, grazie a Cam Gang. Un duello inaspettato alla vigilia, perché come abbiamo detto mille volte ci si aspettava un dominio dei grigiorossi. Grigiorossi che in queste ultime partite comunque
hanno dovuto anche avere un Fantini, hanno avuto un Fantini un po' a mezzo servizio con qualche problema fisico, quindi ci può anche stare un piccolo calo, qualche difficoltà in più. Virtus comunque che è prima in classifica, ricordiamolo. Villafranca che ha perso magari una buona occasione andando a pareggiare sul campo dell'Ovada, ultimo in classifica, 1-1, e un'ipotetica, una possibile vetta mancata. Comunque Villafranca sempre lì nel giro che conta. Sì, diciamo che insomma arriva per una battuta e va a livello del Kangnam Style, appunto questa vittoria è pesantissima. Mentre Virtus Mondovì, come hai detto giustamente te, si è fermata, ha rallentato su un campo difficile come quello del Santo Stefanese. Non sono bastate le reti di Magnino e Iacco per vincere, e quindi io comunque credo che saranno queste le squadre che si giocheranno fino alla fine della stagione e la vittoria. Sì, anche perché ha sorpreso il KO del Savigliano, non perché il Boves non sia una squadra tosta, e l'ultimo periodo l'ha dimostrato, KO con la Virtus a parte, ma è una sconfitta che ci poteva stare. Terza vittoria nelle ultime quattro per il rossoblù di Veneri, che adesso sono fuori dalla zona play-out, e questo è sicuramente il dato più importante. Savigliano che ha cambiato allenatore, è arrivato Profeta al posto di Gallo, ha vinto la scorsa giornata e è andata a perdere in casa questa partita che poteva essere importante per agganciare o comunque avvicinare ulteriormente la zona play-off, che resta vicina a soli 3 punti. Però ci vuole un salto di qualità ulteriore per potersela giocare, per non rimanere invischiato magari in un gruppone di metà classifica che poco può regalare per il proseguo della stagione. Qua bisogna fare un pochino di analisi, nel senso che bisognerebbe farsi le domande: perché è andato via ex allenatore? Quando una squadra che comunque è in avanti lascia l'allenatore, lascia, c'è qualcosa che non funziona. Ovviamente non so cosa, e direi che non è sicuramente pane per i miei denti, però qualche domanda andrebbe fatta. La sconfitta 3-1 casalinga col Boves apre certi interrogativi sui quali bisognerebbe ragionare. Sì, ricordiamo che ufficialmente Gallo ha lasciato la squadra per divergenze sul progetto tecnico rispetto alla società, quindi comunque una tensione palpabile, ecco, in quell'ambiente lì. Ricordiamo che Gallo l'anno scorso ha condotto la squadra a una salvezza che sembrava impossibile, e portando addirittura il rossoblù al quarto posto. Quindi diciamo che è stata una decisione molto pesante quella presa dalla dirigenza del Savigliano. Vedremo poi nelle prossime settimane se avranno avuto ovviamente ragione. Lasciamo la promozione e passiamo al calcio femminile per chiudere. Tante cunesi in campo come ogni settimana. Partiamo dalla Serie B, dove il Cuneo si conferma capolista, andando a vincere anche sul campo del Torino e vendicando il poker subito in Coppa, mentre continua a stentare l'Alba, che ha perso in casa contro il Molassana. Sì, partiamo con ordine. Complimenti al Cuneo, che ha fatto una vera e propria impresa priva di Palombini, Rosso e Pesce ad andare a vincere su un campo di difficile come quello del Torino. Complimenti a Noemi Asteggiano, che ha parato il secondo rigore consecutivo nelle ultime due partite, prima la Varone con l'Alba e adesso Annalisa Favole, che è una specialista dal dischetto in questa giornata. I 3 punti sono di piombo perché gli consentono di rimanere in cima alla classifica, avendo già affrontato molti scontri diretti. La posizione infatti dei due capoliste è ben diversa, perché mentre Luserna ha affrontato praticamente solo le squadre di pseudocoda della classifica, il Cuneo ha già appunto tolto Juventus, Alba e Torino. Quindi
credo che, e soprattutto la trasferta a Caprera, che è un po' un viaggio a Medjugorje, come dicono in molti. Quindi complimenti a loro, e veramente adesso bisognerà continuare su questa strada. Cosa che non deve fare assolutamente l'Alba, perché è vero che ci sono le assenze, è vero che la Mascarello, e complimenti a lei, si è qualificata alla fase finale degli europei con la nazionale da 17 e quindi volerà a Londra. Continua il periodo negativo per la squadra di Mister di lei, che incassa la terza sconfitta in 4 partite, intervallate esclusivamente dalla vittoria contro la certo non irresistibile Sardegna. Un po' una sorpresa in negativo, perché con gli acquisti arrivati in estate si pensava tutt'altro che un giro di marcia per le Langarole, che si vedono incredibilmente mischiate nella zona per non retrocedere. Sicuramente recuperando alcune giocatrici la situazione migliorerà, però gli obiettivi, suppongo, fossero ben altri, e attualmente distano 9 punti dalla reale posizione classifica dell'Alba. In Serie C agguanta il primato la Mosello Saluzzo, che vince 5-1 contro il Gibonettese e sale a quota 12 punti in coabitazione con il Romagnano, che però ha una partita in più delle biancoverdi. Si risolve già tutto nel primo tempo il match con la doppietta di Paoletti e la rete di Martinatto, prima delle reti di Fanelli e Minetti nella ripresa per le ragazze di Mista Diego Giraudo, appunto intervallate dalla rete di un ex Cuneo su punizione come Ilaria Curioso. Vittoria anche casalinga anche per il Cavaller Maggiore, con tutte le realizzazioni di Bozzoli e Ferrero per aver la meglio della San Martinelli. Sicuramente una prestazione non brillantissima, come l'ha definita anche il tecnico Luciano Borra, però sono sempre 3 punti che finiscono in cascina. Ottimali anche le prestazioni delle squadre di Serie D, con la Genta Rantasca che sfrutta la buona vena di Jessica Leno, che ci dà tripletta per averla meglio del Tortona. Mentre il Racconigi torna alla vittoria imponendosi per 3-1 sullo Sporting Rosta, e quindi raccogliendo la seconda vittoria stagionale a segno appunto Vergano, Cavallone e Pace nella ripresa. Chiudiamo anche con una nota un po' più giovanile, la nostra parentesi sul calcio femminile. Decisamente buona la prestazione del Cuneo, che nonostante l'inferiorità numerica dovuta ad alcuni problemi burocratici ha impattato 2 pari sul campo della Juventus Torino, un pareggio che proprio prende a dire, perché appunto tenuto conto una delle squadre che si prospettano leader del girone primavera seconda squadra. Ottima, seppur condita da sconfitta, anche la prestazione della primavera della Mosello Saluzzo calcio femminile, che ha perso solamente 2-1 contro le vice campioni d'Italia del Toro. Sicuramente la squadra più forte del girone, e appunto c'è addirittura della mano in bocca per la squadra saluzzese, che fino a 10 minuti da fine conduceva per 1-0 in virtù della rete della giocatrice Francesca Del Monte. Adesso anche questo campionato verrà seguito da ideaventv.it e quindi seguite gli aggiornamenti anche per quanto riguarda questa squadra. Bene, per questa settimana è tutto. Noi ovviamente ricordiamo l'appuntamento per mercoledì con la diretta di Cuneo Pisa e poi con tutti gli approfondimenti a riguardo, e poi la domenica, come tutte le settimane, tutte le dirette su Lega Pro, Serie D e anche sull'eccellenza, con i risultati parziali e finali delle gare. Grazie Andrea e buona settimana. Grazie, buona settimana a tutti voi.